Ciao a tutti! Non mi trovo bene? Spero proprio di sì! Oggi vi farò vedere, Nicole, cosa vi facciamo vedere? Un trucco fantastico per imparare ad andare in bicicletta, vero Niki? Sì! Noi l'abbiamo provato un pochettino, ma alla fine con questo trucco vedrete che sarà semplicissimo e vostro figlio imparerà subito! Qual è il trucco, Niki? Il trucco della? Il trucco della sciarpa! Ecco qua la nostra sciarpa! Babbo? Sì? Vieni? Sono dei cani che abbaiano, senti, ti vogliono mordere! Vabbè! Come funziona, Niki? Si lega la sciarpa attorno alla vita, giusto? Sì, sì! Ecco, la leghiamo! Una sciarpa bella di lana, perfetta in queste giornate calde! Ecco! Sciarpa legata! Poi, Niki, cosa abbiamo dimenticato? Il casco, brava Niki, sempre il casco, vero? Bisogna essere sempre prudenti anche quando si va piano piano, vero? Sì. Allora, a questo punto come funziona? Il babbo si deve mettere dietro e ti tiene per la sciarpa, giusto? Okay. Bisogna, con questa immagine in prospettiva, tenere la sciarpa con una mano e con l'altra mano, così, guardate. Tenete stretto e fate partire vostra figlia, vostro figlio. E dite, parti, vai! Allora, Niki, in questo modo il babbo da dietro riesce a governare bene il bambino, perché tirando un pochettino la sciarpa da una parte o un'altra aiuta anche a stare in equilibrio ed in più non gli fa male la schiena, altrimenti si deve mettere così in basso. Vuoi fare vedere Niki come ha imparato? Sì. Partenza è fondamentale, sistema bene i pedali, 3, 2, 1, vai! Brava Niki! Niki, quanto ci abbiamo messo noi con la sciarpa? Due volte hai imparato, vero? Sì! Prima quante volte? Tante, vero? Eh! Un'altra cosa importante da dire è che poi ogni bambino ha i suoi tempi. C'è chi impara a 3 anni, chi impara a 5, chi impara a 6. Non c'è fretta, vero? No! Piano piano tutti imparano. L'importante è non insistere troppo. Quando il bambino se lo sente, lo capirete quando è pronto. Salutiamo? Ciao a tutti e buona giornata a tutti dalla bicicletta! Ciao ciao!